Salve, youtubers! Ho visto Tenet ed è stato... Narzur... Visto cosa ho fatto? Ho invertito l'entropia della parola. Cosa? Infatti! Partiamo subito dicendo che Tenet è il perfetto film per tornare in sala. Ha un grande cast, c'è tanta tensione... spari assordanti! Fusca così penetrante che ha ricevuto un ordine restrittivo per allontanarla dalle mie orecchie soffici e ripetenti! Non sento più niente! Tanta tensione... Ah no, quello l'ho già detto... tutto perfetto, insomma! Se non fosse per il fatto che ho avuto il bisogno costante di riavvolgere il film e di mettere in discussione la mia intelligenza! Ragazzi, so salire le scale mentre mastico una gomma, credo sia sufficiente! Ma veniamo al film nel dettaglio. Quasi, nel dettaglio. Tenet parla di... un tizio che cerca di salvare Tizia dalle grinfie del marito pazzo furioso, ma deve anche salvare il mondo, anch'esso nelle grinfie del marito pazzo furioso, in fin di vita, desideroso di trascinare tutta l'umanità con sé, utilizzando una tecnologia proveniente dal futuro in grado di invertire il tempo. Cosa? E non so, ma lei è pazzo, signor Nolan? Qui siamo ai livelli della bomba atomica di Batman! No, non lo dico quel titolo, è più lungo del mio Lo ammetto, non sono mai stato un fan di Christopher Nolan. Va bene, su, insultatemi. Non ho mai apprezzato il suo modo di raccontare le storie. Inutilmente complicato. Sì, sto parlando di te! E non mi piace il suo modo di girare l'azione. Oops! Mi sembra sempre troppo calcolata e assettica. Come una sequenza scriptata di un videogame. Con Tenet, però... è riuscito a coinvolgermi sin dai primi secondi, con l'attentato al teatro dell'opera. Stavo lì, tutto impoltronito, tutto carico, per poi perdermi quasi immediatamente. Il film si chiude subito tra le mura delle sue regole, nel suo mondo, proteggendo i suoi personaggi appena abbozzati. Ti basta una parola, dice un tizio, tettet, e il gesto di gioca scasella che imprigiona l'anima delle vecchiette. Queste sono tutte le informazioni che riceve il protagonista prima di andare in missione. E noi siamo più confusi di lui. Lo chiamo protagonista perché non ho assolutamente idea di come si chiami nel film, ti giuro, non mi ricordo. Per fare prima lo chiamerò Prot. La missione ha inizio. C'è Fleur de la Cour che ci dice di non cercare di capire come funzionano le cose. E non ci stavo nemmeno provando. C'è Mike Caine, che da seduto ha guadagnato più di quanto guadagneremmo io e te in 46 anni. C'è una signora indiana che sembra avere il controllo sull'intero spazio-tempo. C'è Robert Pattinson, bello e carismatico, con un disperato bisogno di una doccia. Sono vendetta. C'è un dipinto di Gautier, può essere... Non lo so! E c'è Kenneth Branagh. Si è perso, signor Kenneth? Che fa finta di picchiare la moglie. Ma non è tipo la seconda volta che interpreta un cattivo russo? Dov'è il solito attore, quello che fa il russo in ogni film? È in ferie? Cazzo, ma chi altro lo farebbe? Mi chiedo... come facciamo ad appassionarci ad una storia, ad affezionarci ai personaggi, se non abbiamo la minima idea di che cosa cazzo stia accadendo sullo schermo? Magari sono io quello lento, ma mi è sembrato come se il film stesse correndo come un treno senza portare con sé nessuno degli spettatori. Per carità, il film ne ha tante di qualità! I dialoghi sono stranamente frizzantini, non me l'aspettavo. La rapina nel deposito dell'aeroporto è incredibile, come l'inseguimento in autostrada, tutto di alto livello. Ma le scene d'azione perdono d'impatto e i dialoghi perdono di significato se non teniamo a nessuno dei personaggi. Cioè, capito? Noi... cosa sappiamo di loro? Wow, Prot si veste bene. Non ha paura di nessuno. È sicuro di sé? È nero? Oh, la moglie del cattivo. È una madre disperata. Ed è bianca. Voglio dire, non c'è nemmeno il pericolo di qualche spoiler accidentale, perché che vi spoilerò di un finale che non ho capito? Non so, per una volta avrei voluto vedere la fine del mondo, il motivo di tante corse contro il tempo, vedere il cattivo vincere, perché fino adesso ho visto solo esplosioni in reverse. Bello, ma mi è sembrato solo un costosissimo tentativo di rendere originale, innovativo, quello che alla fine dei conti è un film su James Bond. E bravo Chris! Oh mio Dio, hai realizzato il tuo sogno! Quindi, 7 su 10. Se si fosse preso meno sul serio e se fosse stato meno complicato, gli avrei dato di più, ma aspetto la seconda visione. E aspetto il tuo commento, Nolan Boy! Se non apprezzi e non riesci a comprendere le opere d'arte di Christopher Nolan, torna a guardare i film della Marvel. Vai a cagare. Spero che questa puntata di questo nuovo format vi sia piaciuta e... vi prego siate clementi e non spezzatemi il cuore.